ultimo poi. Daniele. Vamos. Doppietta servita per ribaltare il risultato. Sì, la doppietta serve per, come hai detto te, per ribaltare il risultato, ma comunque la cosa importante è che non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando siamo, andati dentro lo spogliatoio sull'1-0 sotto, ci siamo sempre creduto e questa forse è la forza che abbiamo, no? Di non mollare mai, di stare sempre in gara e di cercare di concludere il più possibile in porta per arrivare a vincere le partite. Eppure siete andati sotto, nel primo tempo praticamente vi siete tornati sotto senza che loro tirassero un palo. Sì, sì, sì. Così, il calcio è questo. Parlavo col capitano loro che la partita inizia con un salvataggio sulla linea loro. Sì. Dopo neanche un minuto, dopo ci ritroviamo 1-0 sotto e il secondo tempo inizia con un palo loro e vai a pareggiarlo. Cioè, però l'importante è non mollare mai, cercare di stare sempre in gara, succeda quello che succeda, anche quando sei in vantaggio o anche quando sei in svantaggio. Però dalla tribuna si è avuta netta la sensazione che voi comunque eravate in controllo della gara. Infatti, per quello sembra una cosa che sia scontata, invece non è mai facile. Uscire il secondo tempo a fare la partita, perché comunque sei in svantaggio e devi cercare di uscire il secondo tempo avendo gli stessi ritmi che imponendo, dare 0-2 tra l'altro, infatti, sì, sì, imponendoti in campo come abbiamo fatto il primo tempo. Questo va a merito a tutti i ragazzi che sono stati molto bravi, compatti e in fase propositiva per vincere le partite. E Ferretti come sta? Visto correre fino al 90esimo? Sì, sì, ho avuto un piccolo fastidio all'adduttore nel primo tempo che mi impediva magari di scattare sui cambi di direzioni, ma il calcio è questo. Dopo mi sono beccato una palla dentro l'aria, una caramella, sinceramente, perché quando mi arriva di testa mi sento troppo sicuro delle mie cross di luce. Faccio complimenti ai nostri giovani, perché comunque non è facile per loro, si trovano sempre pronti, cerco sempre di incitarli, di dirgli che si trovano sempre pronti e si allenano forte perché le possibilità arrivano per tutte. Oggi Cristian ha dimostrato, lo stesso Thomas, fatto una grande partita. In fase difensiva siamo stati stupendi, sinceramente. Ed è chiuso senza munizioni, con questa spada di Dan. Ma no, io non... Sì, Daniele, ma tu mi conosci. Io no, non ci penso neanche alla munizione, perché mi toglie... Sono un giocatore di sostanza, perciò non posso pensare a risparmiarmi qualcosa. Magari star più tranquillo con l'arbitro, rispettarlo di più, ma... rispettare il suo lavoro e non starli dietro, ma dopo di quello non posso crearmi una partita particolare a non farmi ammonire, perché non riesco, cioè devo stare sempre sul pezzo, devo fare sempre la guerra. Sono un giocatore comunque di 1,84 m che va sempre a fare la guerra, magari un gomito alto in più, un gomito alto in meno, senza volerlo, cioè, ti scappa. L'ultima domanda, Rudo. Anche agli altri, insomma, un po' questa classifica comincia a diventare interessante. No, io se... Non fare il diplomatico. No, non faccio il diplomatico. Quello... No, figurati. No, gliel'ho detto prima della partita ai ragazzi che noi vincendo qua, che era un campo difficilissimo, andiamo a giocare il derby in casa con un altro umore, una settimana con un altro umore, il mese di febbraio, i primi di marzo sono quelli che fanno classifica. Comunque, per me, quello che volevo dire, spendo due parole, perché essere qua per me è sempre una soddisfazione in più, no? Sono venuto qua, volevo venire qua, l'ho sempre detto, non mi interessavano piazze,
tifosi e non volevo solo venire qua, cose economiche, non volevo venire qua e grazie a quello e soprattutto alla forza della mia famiglia che comunque ce l'ho lontana, mi sta facendo diventare una seconda giovinezza, comunque non mi sento vecchio, ma sono sempre sul pezzo. Grande, ciao. Ciao.